strumenti ci sono. È difficile la gestione, io non sto dicendo che è semplice, però bisogna avere la volontà di portarle avanti, quindi sul piano delle infrastrutture, penso nell'agroalimentare ai temi legati all'aggregazione, all'integrazione di filiera, alla necessità di fare massa critica, perché comunque sia per poter andare sui mercati bisogna essere organizzati, e allora anche qui bisogna avere la volontà di portare avanti, come tu avevi detto, un tavolo verde, no? Un tavolo verde è necessario per capire quali sono i fabbisogni, come bisogna affrontarli e fare unità da questo punto di vista, perché l'aggregazione soprattutto nell'agroalimentare è l'elemento determinante, perché non si tratta solo ed esclusivamente, noi dobbiamo scardinare quest'idea dell'agricoltura, io ieri ero a un convegno sulle piattaforme digitali in agricoltura, noi dobbiamo scardinare questa come si può dire, questa logica, questo pregiudizio che l'agricoltura è un settore arretrato. Non è così, non è così, ci sono degli spazi enormi di innovazione che derivano dall'agricoltura di precisione, quindi molto più sostenibile, dall'utilizzo delle banche dati. Voi immaginate che cosa può rappresentare per l'agricoltura un salto? Allora, per fare questo però ci vuole la volontà di farlo. E io veramente mi sono presa a cuore questa questione e per esempio su ricerca, innovazione e poi bisogna fare formazione, tu dicevi giovani che devono essere formati, ecco, un tema rilevantissimo è prevedere l'accesso a queste innovazioni, agevolare l'utilizzo di queste trasformazioni, perché se noi non le agevoliamo allora possiamo dire di aver fatto delle bellissime innovazioni ma che non usa nessuno, quindi un processo di trasferimento forte e di collaborazione, si chiama cogenerazione dell'innovazione, no? Mettiamoci insieme e cerchiamo di capire che bisogno c'è e che risposta ci può dare la tecnologia. Oramai la tecnologia è qua, è a portata di mano.